Il sapiens è. Beh, certo, dopo cioè, le mescolanze poi nel Quindi, però, tempo. esiste una razza mescolata che è un po' diversa dagli altri, un po' razzismo potrebbe Sì. Allora, essere. se si legge, allora, per leggere esattamente, i Sumeri sono i figli di Shum, e i Semiti, così come è scritto in ebraico, sono i figli di Shem. Siccome le vocali sono molto ballerine nelle lingue antiche, allora i figli di Shum potrebbero essere i figli di Shem. Tant'è che io, tra le mie curiosità, proprio una cosa che vi ho letto per prima all'inizio, io avevo scritto a questo professor Wechsler dicendo che secondo me Abramo era un sumero. E lui mi risponde, cioè, supponendo che sia esistito, no? Che in effetti, per esempio, che Abramo, quindi se era un sumero, probabilmente parlava una primitiva forma di accadico. Parlava o il sumero, una primitiva forma di accadico, non l'ebraico, perché l'ebraico non esisteva. Quindi, se è vera tutta questa cosa qui, diciamo che c'è una linea di discendenza che passa attraverso i sumeri e poi è andata avanti ed è proseguita, con poi tutte le commistioni che ovviamente poi nel frattempo ci sono state. Quindi, Potrebbero esserci dei gruppi umani diciamo che, con un DNA diverso. con un Potrebbero No, esistere no, gruppi no, umani no, con no, con un DNA DNA diverso. diverso, così diverso no, 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 non direi. Non Ma direi. addirittura così difficile. difficile. Boh. Sì, no, io di queste cose cioè, mi Poi non immagino di tutto, ma non me ne occupo, incrocio. quindi. Anche perché adesso dico una cosa che così. Cioè, dunque poi questa roba qui va su YouTube, no? Così almeno si divertono un po'. Nella mia tessera di donatore di sangue, io tanti anni fa, perché sono vecchio, c'era scritto: io sono zero, positivo come donatore, negativo come ricevente. Un alieno che Quindi quelli che dicono che io sono un alieno rettiliano mutaforma ci vanno a nozze su questa roba qui. abbiamo le prove, ma abbiamo le Sono prove. scritte nel tesserino. Sono scritte nel tesserino di donatore di sangue, quindi non le è una prova che gli alieni esistono, sì. Quindi, prego. Per quanto riguarda, torno un attimo indietro al discorso dei cherubini. Questi veicoli tecnologici. Ci sono due o tre descrizioni in Ezechiele che non riesco bene a spiegarmi. Ce n'è una che dice piena di occhi tutto intorno. C'è un pezzo di Ezechiele che dice era piena di occhi tutto intorno. Che cosa, come potrebbe essere per me? È piena di Ah, un blu. occhi. E invece le quattro facce, cioè dice una faccia di aquila, una faccia di leone, esatto, una faccia di cherubino e una faccia di Sì. uomo. Come potrebbero essere? Allora, potrebbe essere il fatto che a seconda di come si muovevano, a seconda dell'utilizzo che se ne faceva, potevano assumere, come dire, diversi aspetti. Nel senso che quando erano a terra, infatti si dice avevano un piede piatto come quello del bue, quindi una base, quindi dava l'idea della stabilità. Quando volava poteva avere l'aspetto, come dire, dell'aquila. Quando era in assalto poteva essere rappresentato come il leone. Che non vuol dire che necessariamente avessero quella forma. Faccio un esempio. Gli indiani d'America, quando hanno visto il treno, lo chiamavano il cavallo di ferro, cavallo di metallo, cavallo. Ecco. Ma il treno mica assomiglia ad un cavallo. Che cosa rappresentava per loro? Uno strumento di trasporto, che per loro era il cavallo. E quindi come chiamavano quella roba lì? Cavallo, però fatto di metallo. Ok? Ma nessuno pensa che lo chiamassero così perché assomigliava a un cavallo, perché il treno non assomiglia a un cavallo. Quindi questa cosa qui potrebbe spiegare questa rappresentazione dei cherubini. Cioè a seconda di come li si vedeva, quindi in un certo tipo di volo poteva avere appunto l'aspetto dell'aquila, quello per dire con le ali spiegate, oppure altri tipi di aspetti. Per esempio, del Ruach si dice che all'inizio era Merachefet sulla superficie delle acque. Cioè, quindi quando questi sono arrivati, come ci racconta il primo capitolo della Genesi, che hanno identificato il posto dove hanno deciso di stabilirsi. E come ci racconta il primo capitolo della Genesi, hanno costruito una diga, non hanno creato l'universo. Ma hanno costruito una diga che divideva le acque di sopra dalle acque e poi hanno bonificato tutta la parte sottostante, come è scritto chiaramente.
Allora si dice che il Ruach degli Elohim Merachefer, cioè aleggiava sulla superficie delle acque. Quel verbo lì è usato altre due volte nella Bibbia e indica sempre il volo dei rapaci quando si fanno portare dall'aria tenendo le ali ferme. Tra l'altro, in uno di questi siti qui di consulenza ebraica, siccome c'è un, non so se qualcuno di voi ha visto i filmati del professor Balla, allora lui dice che Merachefet indica la vibrazione, insomma, della fisica, cioè. Qualcuno ha scritto a questi siti di consulenza ebraica dicendo: ma tra Balla e Biglino, perché io dico appunto il Merachefet che si librava eccetera, quale dei due ha ragione? La risposta è stata: ha indubbiamente ragione Biglino. Questi qui che non mi amano, che non, cioè non, so, non mi amano è un eufemismo. Ecco, indubbiamente, perché? Perché indicava che appunto questi qui viaggiavano e dava quell'impressione lì, ovviamente. Almeno così è, viene fuori nei racconti, che quindi sono racconti, però... Allora, questi testi abbiamo, di questi testi dobbiamo fare, come si dice, necessità virtù. Ma chi è che... Questi sono arrivati prima di fare l'umano. Chi è che ha scritto queste cose? E se questa roba qui invece l'avessero fatta quando già c'erano e quando hanno scelto il loro centro di comando, il posto dove installarsi? Allora ci sarebbe qualcuno che li ha visti. Perché purtroppo però quei libri lì non sono come noi vorremmo. Cioè, no, nel senso, non sono precisi come noi vorremmo. Quindi possiamo soltanto... possiamo soltanto prendere ciò che c'è scritto e provare a cercare di capire, sempre facendo finta, Un'altra cosa. Sempre facendo finta. Tutte queste divinità, che lo sono o non lo sono, perché non scrivevano loro? Perché dovevano essere altri a scriverlo, poi o uno o l'altro, non so. Questa cosa non se ne parla, per cui mi viene in mente così, scientificamente, di contraddire. E se loro avessero scritto per loro e basta? Appunto, non lo so. Non lo sappiamo, boh. Non lo sappiamo, quindi noi abbiamo gli scritti di altri, di quelli che ricordavano, di quelli che raccoglievano i ricordi. Esatto. Tra l'altro, di quelli che raccoglievano i ricordi, dobbiamo tenere presente che in tutte le civiltà del mondo si dice che tutti vengono raccontati, i fondatori di civiltà erano tutti di mezzo sangue, cioè figli di uno di loro e di una terrestre o viceversa. Okay. Quindi arrivo subito, e quindi è chiaro che nel momento in cui loro decidevano di delegare il potere, li delegavano ai loro figli, no? Come si fa, come fanno tutti. Cioè, proprietario di azienda, se ha un figlio che non è proprio un deficiente, passa l'azienda al suo figlio. Prego. Nella conferenza precedente, l'altra settimana, no? Questa è una domanda che mi viene... così, che forse è data dalla mia ignoranza, ma potrebbe mettere in dubbio quello che ho capito io. Lei ha spiegato che la Bibbia non ha vocali, per cui una traduzione potrebbe essere fatta in un certo modo perché fa comodo a un certo potere, mentre un'altra fa comodo agli ortodossi, mentre un'altra fa comodo, giusto? Era stato detto questo. Ma la traduzione che lei ci propone, come ho spiegato prima, io traduco il testo dei Masoretti, punto. E questi Masoretti... Perché traduco? Sapendo, come ho detto prima, no? Prima ho detto, che quindi la domanda potrebbe essere: ma tu traduci il testo dei Masoretti perché pensi che sia quello vero? No. Io traduco il testo dei Masoretti perché loro dicono che è quello vero, non io. Io so benissimo che potrebbe non essere quello vero, però faccio finta, o quello... Non scelgo quello, scelgo di lavorare su quello che hanno scelto loro, non io. Perché se io andassi a... perché voglio dire, se prendiamo certi racconti di Qumran, eccetera, sono per certi aspetti ancora più espliciti da questo punto di vista. Perché non sono finiti nelle mani dell'elaborazione teologica che è terminata poi, diciamo, nel IX secolo d.C. Quindi sono ancora più espliciti. Così come appunto certi passi della Bibbia scritta in greco sono più espliciti da questo punto di vista. Però, ripeto, se io vado a prendermi quelli, allora tra le altre cose mi si dice: ma tu vai a sceglierti quello che piace a te. No. Dite che il testo masoretico è quello, benissimo, io lavoro su quello, punto. Dopodiché possiamo stabilire tutti assieme che quello è Pinocchio. Benissimo, non c'è problema. Però lo stabiliamo tutti, tutti.
a partire dai teologi. Allora smettono di raccontarci la storia di Dio su Pinocchio. Per cui i Masoreti credono in questa, in questo avvento della popolazione esterna e tutto quanto. Cosa vuol dire avvento della popolazione esterna? Cioè, anziché credere a una traduzione che parla di Dio, i Masoreti credono in una traduzione, in una, sì, in una traslitterazione che parla di svariati Elion, per cui loro hanno, no, allora il discorso è che in quella tradizione lì si è cercato di introdurre il discorso del monoteismo, ma attenzione, il monoteismo loro non è il monoteismo spiritualista nostro, perché per esempio questi esegeti qui anche loro interpretano questo Yahweh come il più potente, ma non necessariamente come quello spirituale. Quindi loro dicono lui è quello che aveva il diritto di fare tutta una serie di cose, noi dipendiamo da lui. Dopodiché questo qui potrebbe benissimo essere anche per loro uno assolutamente materiale. Io ho studiato appunto l'ebraico con un insegnante qui della comunità ebraica di Torino e quindi avevo conosciuto anche persone all'interno, e queste persone mi dicevano: noi dell'aldilà non sappiamo nulla perché il nostro non ne ha mai parlato. E questa è una profondissima verità. Dice: non ne ha mai parlato. Quindi queste persone mi dicevano: per noi alla fine della vita il premio per essere stato un uomo giusto è essere stato un uomo giusto, punto. Di cosa ci sia dopo la morte non sappiamo assolutamente nulla. E questa è una profonda verità. Se noi leggiamo il capitolo 3 del Coelet, nel versetto 19, ci si dice chiaramente che il, tra l'uomo e l'animale non c'è nessuna differenza, l'uomo non ha nulla in più rispetto all'animale, e quando sono morti tutti e due finiscono nella polvere da cui sono arrivati. Finito. Dopodiché, chi crede nell'anima può benissimo dire: ma l'autore del Coelet era un profondo ignorante che non capiva nulla, perché non sa che esiste l'anima. Benissimo, non è un problema. Ma prendiamo atto del fatto che lì c'è scritto quello. E se devo pensare che quello è il libro ispirato da Dio, allora Dio ha ispirato che non c'è l'anima. Ma non è ispirato da Dio, quindi non è un problema. Non è un problema. Però voglio dire, questo è il discorso, perché difatti quel versetto lì mica mai nessuno lo commenta, mica mai nessuno lo cita, perché nega tutto. Però è scritto lì. Secondo lei come fai? Il materiale di costruzione di tutte le, di tutte queste epoche, le epoche di, nelle varie nazioni, nelle varie regioni umane, sono sempre state le pietre. Sebbene, lo so, però adesso noi non possiamo più, noi che abbiamo, siamo sicuramente uno stato evolutivo inferiore ad Elohim, non costruiamo più le pietre, pure anche costruzioni megalitiche che non sono attribuibili all'uomo, sono comunque costruite con il materiale che era lì pronto.